Ciao e ben trovato sul canale Il Segreto del Samadhi. Il racconto di oggi riguarda la meditazione e la consapevolezza, che sono state al centro della vita di molte persone fin dai tempi antichi. Queste pratiche, originarie del buddismo, hanno dimostrato di essere efficaci nel liberare la mente dalle preoccupazioni, aiutando gli individui a raggiungere uno stato di pace interiore. Buon ascolto. C'era una volta un giovane monaco di nome Kusala, che viveva in un monastero isolato in cima a una montagna. Aveva sperimentato la tensione e l'ansia per anni, soprattutto quando si confrontava con le sfide della vita monastica. Tuttavia era stato istruito su meditazione e consapevolezza e la loro pratica quotidiana lo aveva aiutato a sviluppare una mente calma e pacifica. Un giorno, mentre camminava nel bosco, Kusala incontrò un viaggiatore molto stressato che si lamentò con lui della sua vita piena di preoccupazioni e gli chiese consiglio su come risolvere il problema. Il monaco, compassionevole, gli raccontò la sua esperienza personale e quale era stata la soluzione. Suscitò interesse nell'interlocutore, che gli chiese di impartirgli lezioni. Il religioso accettò di buon grado e iniziò a trasmettergli i principi fondamentali della meditazione buddista. Il primo passo era la consapevolezza del respiro. Bisognava concentrarsi sulla sensazione donata dalla lenta inspirazione ed espirazione. In questo modo la mente si focalizzava sul momento presente e non si preoccupava del futuro o del passato. Il viaggiatore trovò la cosa molto utile e decise di rimanere nel monastero per un po' di tempo per approfondire l'argomento. Con la pratica costante imparò ad applicare la meditazione nella sua vita quotidiana e a gestire le situazioni stressanti con calma e chiarezza. La saggezza e la compassione di Kusala si diffusero rapidamente tra la comunità e sempre più persone vennero al monastero per diventare suoi allievi. La sua storia e le sue tecniche divennero note in tutta la regione. Insegnava che la meditazione non era solo una pratica spirituale, ma anche un modo per migliorare la salute mentale e fisica. Il monastero divenne quindi anche un luogo di guarigione, oltre che di pace. Quando il monaco morì, la sua eredità conoscitiva continuò a ispirare la gente. Infatti, il viaggiatore divenne a sua volta un insegnante di meditazione, tramandando ciò che aveva imparato di generazione in generazione. Questa storia è un esempio di come la meditazione possa essere utile nella vita quotidiana, aiutando intere comunità. E tu, soffri di ansia e tensione? Hai mai provato a meditare? Scrivilo nei commenti e iscriviti al canale per conoscere nuove storie ispirazionali. Ci vediamo nel prossimo video. Buddha ti benedice.